Italia 2.250.000 italiani vivono con una diagnosi di cancro, di cui 1.250.000 sono donne con prevalenza di cancro alla mammella e 220.000 sono uomini con prevalenza di cancro alla prostata. Secondo annali di oncologia dell'Istituto Mario Negri, una ricercatrice, quindi Eva Negri, dunque ha pronosticato che in questo anno, nel 2012, ci sarebbe stato nell'Unione Europea 1,3 milioni persone che sarebbero morti, saranno, insomma, comunque in questo anno, che moriranno per cancro, per diversi tipi di cancro. In Italia saranno circa 180.000. Ora, queste sono veramente delle cifre che ci fanno pensare. E se escludiamo questo rischio di ammalarsi di cancro, comunque altri tipi di malattie hanno preso sono diventate molto, molto diffuse, di cui la sindrome metabolica, di cui è stato accennato ieri sera. Questo è un insieme di patologie che quindi l'obesità, l'insulino resistenza, l'ipercolesterolemia, l'ipertensione. Se tre di queste patologie sono presenti in un individuo, il medico può già confermare quindi la sindrome metabolica. In America un adulto su 5 soffre di questa sindrome, ma quello che ci fa molto di più pensare è che un bambino su 8 soffre di sindrome metabolica. Cioè vuol dire che un bambino quindi può essere obeso, avere il diabete e avere anche il colesterolo alto. Quindi trovarsi già con queste tre. L'ipertensione non credo, anche perché non è proprio che si debba per forza avere. Secondo anche l'Istituto Americano di Ricerca sul Cancro, ha mostrato che una dieta sana e variata, una regolare attività fisica, un peso corporeo adeguato, e anche limitando gli alcolici si può addirittura in un anno risparmiare 340.000 persone dal cancro. Ora, noi questa sera vi vogliamo dare dei consigli che un po' più elevati di questi e anche nello stesso tempo scientifici. Vi voglio portare all'alimentazione che ha dato Dio alla creazione. È la dieta per eccellenza, si trova in un versetto, Genesi 1:29. E quindi questa è stata data per la nutrizione umana, ma anche per la prevenzione dalle malattie. Naturalmente non possiamo essere esaustivi, la dieta per eccellenza quindi è basata prevalentemente su cereali integrali, legumi, verdure, semi oleaginosi come noci, mandorle, nocciole e frutta. Che cosa quindi intendiamo per alimentazione sana e protettiva? Quindi prima i carboidrati. I carboidrati sappiamo che sono tutti i tipi di cereali, grano, orzo, avena, segale, miglio, riso, eccetera. Poi ci sono i pseudocereali che non fanno parte delle graminacee. E comunque questi cereali ci danno appunto questi carboidrati che attraverso il metabolismo avremo quindi il glucosio, che è la benzina del nostro corpo. Ma quello che molti non sanno è che i cereali non contengono solo carboidrati, ma contengono anche dei metaboliti secondari, che sono i fitochimici antiossidanti. Di questi molti non lo sanno. Per esempio ha dei potenti antiossidanti come la vitamina E, che si trova proprio nel germe di grano, quindi noi ci riferiamo a cereali che siano integrali, possibilmente anche biologici. Contengono dei fenoli, contengono dei minerali traccia, contengono addirittura dei fitoestrogeni. Il riso per esempio è un cereale antinfiammatorio, contiene il gamma-rizanolo per esempio.
E poi contengono anche steroli. Gli steroli sono come le statine che vengono date per abbassare il colesterolo. E quindi questi, sono, questi steroli quindi agiscono alla stessa maniera, quindi per tenere sotto controllo il colesterolo o addirittura quindi per abbassarlo. Quindi è sbagliato non consumarli. Veniamo alle proteine. Da dove possiamo noi trovare le proteine? Sempre nel mondo vegetale, così come abbiamo detto, la dieta per eccellenza. Quindi queste le proteine sono molto importanti per costruire i tessuti del corpo, ma non servono solo per quello. Questi sono anche importanti per costruire altri tipi di molecole, per l'equilibrio ormonale, per tanti altri tipi di sostanze. Queste proteine quindi possiamo trovare in tutti i tipi di legumi. Abbiamo fagioli, piselli, tanti tipi di legumi. Li possiamo trovare nelle noci, nei semi oleaginosi, per esempio i semi di zucca contengono molto zinco e anche altre sostanze che prevengono il cancro alla prostata negli uomini. Poi abbiamo i derivati della soia che hanno un contenuto proteico molto importante. Abbiamo i semi di sesamo, sono molto ricchi di calcio. E queste proteine, se sono opportunamente combinate con i cereali, possiamo avere proteine complete come quelli che derivano dalla carne e anche dai derivati animali. Quindi quello che importa è la complementarietà di questi alimenti, metterli insieme. Non succede che una persona possa mangiare tutto il giorno, tre volte al giorno, mangiare un solo alimento sempre lo stesso. Siccome appunto viene variato, non c'è pericolo di avere carenza di amminoacidi e quindi di non avere proteine complete. Andiamo quindi adesso ai grassi. Quindi quali grassi che possiamo trovare e che ci possano fare bene e che non contengano colesterolo? Quindi abbiamo l'olio extravergine di oliva, che è una miscela equilibrata e proprio adatto per la nostra alimentazione. E l'olio semi di lino, che anche questo è un olio importante, ma non si può usare l'olio di oliva. Questi hanno dei lignani, che sono delle sostanze anticancro, e inoltre sono anche antinfiammatori. Poi abbiamo le olive, le noci, nocciole, mandorle e seme, quindi se noi usiamo questi alimenti siamo sicuri di non consumare grassi saturi, che potrebbero quindi intasare le nostre arterie, quindi venire malattie cardiocircolatorie e poi quindi chiaramente anche aumentare il colesterolo. Ma i grassi, oltre a questo, dobbiamo usarne in maniera limitata, non possiamo abusarne, però dobbiamo lo stesso comunque usarli, perché i grassi ci aiutano anche ad assorbire le vitamine liposolubili tipo A, D, E e K. Se noi non consumiamo per niente grassi, chiaramente poi andiamo in carenza, e poi questi i grassi anche sono molto importanti perché regolano le reazioni infiammatorie, la pressione del sangue, la densità, quindi la viscosità del sangue, l'equilibrio ormonale e quindi anche i livelli di colesterolo. E quindi andiamo subito ai fitochimici antiossidanti che si trovano in frutta e verdura. Vediamoli dal punto di vista del colore. Per esempio abbiamo la frutta di colore rosso. Contiene un polifenolo, ma non uno solo, ma giusto per dire, quindi acido ellagico, che ha proprietà di proteggere dal cancro, cancro al seno, al pancreas, esofago, eccetera, eccetera, protegge il DNA e anche il gene soppressore dei tumori, P53, promuove la detossificazione del fegato dai carcinogeni, inibisce l'angiogenesi e l'apoptosi delle cellule cancerogene. L'angiogenesi è una nuova formazione di vasi sanguigni che per dare alimentazione alle cellule cancerogene. Quindi quando queste si costituiscono in gruppo, poi chiaramente devono essere alimentate, come si alimentano formando nuovi vasi sanguigni. Quindi se noi mangiamo questa frutta in cui ci sono questi polifenoli, comunque flavonoidi, antiossidanti e quant'altro, quindi inibiscono quindi l'angiogenesi. L'apoptosi, è stato già detto la prima sera da
dottor Angelo Fantasia, comunque è un meccanismo del nostro sistema immunitario che fa sì che interviene questo meccanismo per portare al suicidio quelle cellule che sono ribelli. Va bene, così diciamo abbiamo capito meglio. Poi anche di colore rosso abbiamo l'uva rossa che contiene pterostilbeni. Questi inibiscono la proliferazione delle cellule cancerogene del cancro al seno e induce anche qui apoptosi, come abbiamo detto prima. Pomodoro contiene licopene, questo protegge dal cancro della prostata e anche altri tipi che potete leggere, ma non si trova soltanto nell'uva rossa, nel pomodoro, questo si trova anche nel melone d'acqua, quindi nell'anguria, nella papaya, nel pompelmo. Ma devo dire anche che ci sono le cipolle rosse sono molto molto importanti perché contengono anche loro delle sostanze anticancerogene, addirittura se noi facciamo un uso da moderato ad alto, questi ci possono proteggere da una grande varietà di tumori. Allora, quelli di colore arancione sappiamo che contengono carotenoidi, quindi a cosa servono questi? Protegge e ripara il DNA dai radicali liberi, inibisce l'infiammazione, protegge dal cancro ai polmoni, alla prostata. Dobbiamo dire che alcuni di questi carotenoidi sono meglio assorbiti se noi li mangiamo cotti. Ecco, quindi non tutti, ma comunque alcuni sì. Quindi vedete tutta questa bella famiglia, la papaya, i cachi, le zucche e quant'altro. Vediamo anche quelli di colore giallo, di colore giallo abbiamo peperoni, gialli abbiamo il mais, abbiamo per esempio il mais contiene dei fitoestrogeni oltre ad altre sostanze. Abbiamo i limoni che contengono limonene, si trovano nella buccia, abbiamo l'ananas che contiene bromelina, la bromelina inibisce la migrazione e l'invasione di alcuni tipi di cellule cancerogene. Invece il limonene rinforza il sistema immunitario, in modo particolare i linfociti T, e quindi sono anche questi molto, molto importanti. E passiamo di colore verde, quindi andiamo sulle verdure, la famiglia delle crocifere, quindi hanno delle sostanze che sono dei potenti anticancerogeni, quindi che si chiamano indoli e tricarbinoli, quindi sono sostanze solforate, sono antinfiammatorie. Se noi consumiamo almeno 5 volte alla settimana, variando una volta broccoletti, una volta i cavoli, una volta i cavolini di Bruxelles, devo dire che quest'ultimi hanno 20 volte di più di queste sostanze. Poi abbiamo le olive verdi, forse non molti sanno che le olive verdi contengono anche queste delle sostanze, per esempio contengono l'idrossitirosoli, che inibiscono la proliferazione del cancro, sono antinfiammatorie e inducono apoptosi, quindi nel cancro del colon e della leucemia. Vedete quanti farmaci ci sono che Dio ha messo nella natura. Vediamo quelli di colore blu, questi hanno dei pterostilbeni, proteggono l'integrità del genoma. Vedete qua abbiamo le more, l'uva. Molto importante, questi hanno, cioè inibiscono la MMP9 e l'angiogenesi, che è un tipo di metallo matrix metalloproteinasi che in pratica, in presenza di cellule cancerogene, le rompe e poi va a formare metastasi. Quindi vedete che i colori sono importanti per farvi capire che ci sono sostanze differenti, diverse, che servono comunque sempre per molti problemi. Anche quindi qui abbiamo visto, quindi stimola l'attività della natural killer, e poi questi di colore viola hanno resveratrolo, pterostilbeni, anche questi proteggono il nostro genoma dai danni causati da carcinogeni chimici, come per esempio quelli dei detersivi, l'inquinamento atmosferico e quant'altro. Allora, conclusioni, questa è la dieta sana e preventiva che il Signore ci ha messo davanti, cerchiamo di avvicinarci sempre di più a questa dieta e voi vedrete dei risultati clamorosi nella vostra salute, vivrete più a lungo e vi risparmiate un sacco di dolori. Buona continuazione.